Buonasera, un cordiale benvenuti ai telespettatori e ben ritrovati per questa edizione del TG che si apre parlando dell'ultima giornata sui banchi di scuola. E proprio nell'ultimo giorno di scuola l'assessore regionale all'istruzione Pietro Quaresimale ha salutato da Teramo gli studenti di tutto l'Abruzzo, assicurando che gli organici scolastici resteranno immutati. Musica e festeggiamenti in tutte le scuole teramane, un modo per dirsi arrivederci al prossimo anno. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Ultimo giorno di scuola di un anno difficilissimo tra Covid, didattica a distanza e grandi vuoti nelle aule decimate dalla pandemia. Eppure lo spirito dei ragazzi sembra reggere le difficoltà. Sono resilienti questi giovani che trovano la forza di festeggiare, di non mancare ad un appuntamento tradizionale durante il quale ci si dà l'arrivederci all'anno prossimo. L'assessore regionale all'istruzione, Pietro Quaresimale, ha voluto salutare da Teramo gli studenti di tutto l'Abruzzo. Un anno molto difficile dovuto appunto alla pandemia, con diversi periodi di DAD. Ogni volta che è stata firmata un'ordinanza per la didattica a distanza è stato un trauma anche per me. E quindi oggi, che è l'ultimo giorno di scuola, ho voluto portare i saluti con l'auspicio che a settembre si riparti con regolarità, perché sappiamo benissimo quanti pregiudizi ha creato la DAD, non solo a livello formativo, a livello di istruzione, ma soprattutto a livello di socializzazione. Quindi l'auspicio, come dicevo, che si possa tornare a scuola per regolarità, perché la scuola è di fondamentale importanza, l'istruzione e la formazione, perché permette di formare le future generazioni. Quindi ci saranno tanti studenti in meno, sono a rischio i posti di lavoro? Ma questo lo so, questo dato lo conosco molto bene, io ritengo che tutto l'organico sia confermato, abbiamo fatto anche delle riunioni nelle conferenze Stato-Regione col Ministro Bianchi che ci ha garantito appunto che il personale rimarrà lo stesso. Ultimo giorno di scuola, ma non di studio. In tanti dovranno sostenere gli esami di maturità che dopo 2 anni di pandemia tornano quasi alla normalità. Speriamo bene questa maturità e ci stiamo preparando, e speriamo nella benevolenza dei professori. Nulla, Che difficoltà avete avuto quest'anno? Beh, sicuramente dopo 2 anni di Covid, tornare in presenza non è stato facilissimo, però sicuramente siamo tornati con me, anche grazie ai professori, grazie ai compagni, è stato comunque bello, quindi va bene così, va bene. Com'è stato studiare da casa? È un po', diciamo, alienante, perché comunque, diciamo che fare tutto da soli è molto, cioè non è. Mentre in classe comunque c'è uno spirito di collaborazione, si cerca comunque di stare più insieme, da soli, cioè, non ha senso, diciamo, secondo me. I due iscritti della maturità vi preoccupano? Normale, cioè, mi preoccupa più l'orale più che altro, cioè, A non me si tanto. preoccupano. Che cosa farai all'università? È ingegneria ambientale, penso. E intanto al liceo classico Melchiorre Delfico di Teramo si suona e si canta dal vivo, un modo elegante per salutarsi con uno sguardo al futuro. Cosa si augura per il prossimo anno scolastico? Allora, mi auguro che tutte le attività vengano riprese a pieno perché abbiamo vissuto momenti molto difficili, però ce la faremo, andrà tutto bene, noi abbiamo ripreso tutte le nostre offerte formative, extracurricolari, tutto perché c'è bisogno di questo, no? Perché per crescere occorre il contatto umano. E voltiamo pagina, nuova vita per Abruzzo Engineering che amplia i suoi servizi e cambia nome. Oggi, da oggi, si chiamerà Abruzzo Progetti Spa. Stamane la presentazione del nuovo corso. Andrea Costantini. Abruzzo Engineering cambia nome e amplia le proprie funzioni. Diventa così Abruzzo Progetti S.p.A. Le novità sono state illustrate stamani dal presidente della regione Marco Marsiglio, l'assessore Guido Liris e l'amministratore unico Andrea Di Biase. Oltre alle attività già svolte fin qui, Abruzzo Progetti si occuperà, tra le altre cose, di ingegneria idraulica, protezione ambientale, rifiuti e opere marittime e potrà fornire servizi a tutti gli enti pubblici abruzzesi, anche in virtù dell'accordo quadro sottoscritto lo scorso 31 dicembre con il socio
unico Regione Abruzzo per l'attribuzione in 3 anni di 31,5 milioni di euro. La trasformazione non è solo un fatto semantico, fanno sapere dai vertici della Regione. Ci sarà l'opportunità di fornire servizi essenziali alle amministrazioni pubbliche e di intercettare, tra gli altri, i fondi del PNRR. Diventa un'azienda a supporto non soltanto della Regione, di cui è un braccio operativo, ma anche da oggi di tutti gli altri enti locali e degli altri enti pubblici che hanno bisogno di incrementare la loro capacità di sviluppare progettazioni per attrarre investimenti o almeno per riuscire a trasformare investimenti e finanziamenti a disposizione in progetti reali. La debolezza delle pubbliche amministrazioni nel saper fare in maniera tempestiva e corretta le progettazioni è spesso il motivo per il quale tante opere non si fanno o si fanno in ritardo. Una delle attività più importanti è quella proprio di assistere i piccoli comuni. I piccoli comuni in difficoltà sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, in mancanza anche di segreteria generale, di uffici per progetti, per rispondere al PNRR, uffici per bandi europei, uffici per disegnare le prospettive di un territorio, mancano perché manca personale, motivo per il quale magari con una convenzione con il socio unico di Abruzzo Progetti, appunto la Regione stessa, la Regione potrà fornire personale adeguato e qualificato ai comuni che potranno quindi rispondere alle esigenze del momento e magari provare a intercettare quel flusso di denaro straordinario che in questo tempo sta calando sul nostro territorio. La cronaca, un giovane di 34 anni di Tornareccio, Cristian Carozza, è morto ieri sera alle 22.30 per un incidente stradale avvenuto a Casoli in località Cipollaro. La vittima, dipendente del pastificio De Cecco di Fara San Martino, stava tornando a casa dopo il lavoro alla guida di una moto Harley Davidson e viaggiava sulla strada provinciale 95. All'altezza di un distributore di carburante è stato speronato posteriormente da una Fiat Punto che aveva già sorpassato altre auto. Nel durissimo impatto il Centauro è stato sbalzato in aria e nella ricaduta a terra si è procurato un pesante politrauma. Soccorso dal 118, espirato in ambulanza mentre veniva trasportato all'ospedale di Lanciano. La procura frentana, che stamane ha disposto l'autopsia, ha aperto un fascicolo penale per omicidio stradale nei confronti del conducente della Punto di 22 anni di Casoli. Nessuna anomalia sui freni dell'auto che in un asilo dell'Aquila si era sfrenata investendo dei bambini, di cui uno è morto a seguito dell'impatto. Dalla perizia che è emerso che il sistema frenante funzionava e si fa quindi largo ora l'ipotesi dell'errore umano. Giuseppe Dintino. I freni della Volkswagen che ha investito e ucciso il piccolo Tommaso funzionavano perfettamente e quindi la causa della tragedia è probabilmente un errore umano. A stabilirlo è stata la perizia voluta dalla Procura della Repubblica dell'Aquila. L'auto, parcheggiata nel cortile di una scuola materna del capoluogo abruzzese il 18 maggio scorso, si era sfrenata in discesa, prendendo velocità e arrivando a sfondare la recinzione del giardino investendo un gruppo di bambini, tra cui Tommaso, di 4 anni. Anni, morto a seguito dell'impatto. Il perito nominato dalla procura e quello della donna proprietaria dell'auto, attualmente indagata per omicidio stradale, non hanno riscontrato nessuna anomalia del sistema frenante. Stessa cosa riguardo la centralina elettronica. Il freno a mano di quel modello di automobile infatti è elettrico e si attiva tramite pulsante. Ciò confermerebbe quanto ammesso dalla 37enne durante l'interrogatorio, ovvero che si sarebbe dimenticata di inserire il freno. La donna stava recuperando le sue due figlie gemelle all'uscita da scuola, mentre il figlio maggiore, un 12enne, rimasto in auto, secondo gli investigatori ha forse mosso per errore la marcia che teneva bloccato il veicolo. I tentativi della donna di bloccare la macchina a mani nude non sono valsi a nulla. Buone notizie intanto arrivano dall'ospedale, altri due bimbi coinvolti nell'incidente infatti sono stati dimessi e hanno lasciato il nosocomio. Sono 4 ormai i piccoli fuori pericolo, visto che altri 2 gemellini meno gravi erano stati già dimessi lo scorso 23 maggio. Resta ricoverata solo la bimba di 4 anni che aveva riportato una frattura al cranio.
Ed ora il bollettino Covid, sono 486 nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo che portano il totale dall'inizio dell'emergenza al netto dei riallineamenti a 409.305 casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra invece due nuovi casi e sale così a 3.342 il numero dei decessi. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 388.732 dimessi guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono ora 17.231. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.083 tamponi molecolari e 3.255 test antigenici. Proseguono senza sosta le ricerche di Lorena Giancursio, la sedicenne scomparsa la sera del 28 maggio dall'abitazione dei nonni con i quali viveva a Gioia dei Marsi. Sentiamo. Continuano senza sosta le ricerche di Lorena Giancursio, la sedicenne scomparsa la sera del 28 maggio dall'abitazione dei nonni con i quali viveva a Gioia dei Marsi. La giovane non ha con sé documenti e al momento della scomparsa indossava un giubbotto di pelle nero, pantaloni della tuta e scarpe sportive di colore nero e verde. Sabato i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato il fondo del laghetto di Casalidaschi. Secondo una segnalazione anonima, la ragazza sarebbe stata vista scendere da un'auto parcheggiata lungo la riva del lago. Sul posto non è stato trovato nulla, neanche segni di pneumatici sul terreno. Gli inquirenti sospettano l'allontanamento volontario. Il suo cellulare risulta sempre spento dal momento della scomparsa. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Gioia dei Marsi, coordinati dalla compagnia di Avezzano. Io ho avuto un'interlocuzione con le forze dell'ordine, un'interlocuzione che ovviamente è un'interlocuzione sommaria, superficiale, rispettosa ovviamente del segreto delle attività in corso, però quello che posso riferire è che ci sono varie segnalazioni di presenza di questa ragazza. Il problema è che viene segnalata in più punti, in più luoghi lontani da questo territorio, si parla di Roma, si è parlato di Vasto, è chiaro quindi che da un lato ci conforta tutti il fatto stesso che non è stata trovato nulla in occasione del dragaggio di questo piccolo laghetto sul territorio del comune di Gioia dei Marsi, ci ha rassicurati. Siamo tutti in attesa invece di una notizia più concreta e positiva. Io chiedo sempre a chi può dare un contributo, un aiuto per un avvistamento, per una traccia di qualsiasi ragione, di rapportare subito tutto alle forze dell'ordine, che siano i carabinieri o polizia, ovunque, anche a qualche sindaco. Le istituzioni devono essere pronte, attente e accorte a ricevere le informazioni. Voltiamo pagina. Negli ultimi anni è stata continua la chiusura di sportelli bancari in Abruzzo, soprattutto nelle aree interne. I sindacati lanciano l'allarme e domani terranno un convegno a tema all'Aquila. Il servizio è di Paolo Renzetti. Si terrà domani all'Aquila un convegno delle principali sigle sindacali per denunciare la desertificazione degli sportelli bancari, soprattutto nelle zone interne della nostra regione. Nel 2010 le filiali bancarie operanti in Abruzzo erano 701 in 171 comuni. I dati di oggi evidenziano una realtà molto differente, con 429 filiali in 126 comuni prevalentemente posizionati sulla zona costiera. Il fenomeno in forte progressione e le banche, denunciano i sindacati, concentreranno i piani industriali su ulteriori razionalizzazioni. Domani faremo questa tavola rotonda, gli invitati, diciamo, alla tavola rotonda sono tutti quanti sindaci della regione Abruzzo, perché vogliamo in qualche modo sollecitare il loro interesse e il loro intervento per far sì che questo fenomeno in qualche modo venga arginato. È un fenomeno che è nato ormai da una decina d'anni, cioè da quando praticamente tutte le banche locali, cioè le ex casse di risparmio in sostanza, hanno perso la loro autonomia e sono state ingolbate dai grossi istituti di credito. Attualmente vediamo che tutte quante le grosse banche stanno, come dire, loro dicono, razionalizzando la rete degli sportelli. Questo significa in sostanza che gli sportelli nelle zone interne e nei piccoli paesi perdono, diciamo, la loro autonomia, spesso vengono anche chiusi. E questo comporta, accanto alla chiusura dello sportello, a cascata anche la chiusura di tante altre attività commerciali, imprenditoriali che sono, diciamo, nel comune. Proponiamo, ecco, un osservatorio degli accadimenti
per convincere la politica e quindi la Regione Abruzzo ad aprire un tavolo con le singole banche che prima delle chiusure, perché queste cose le sanno prima, possono in qualche modo comunicare le volontà e vedere siccome, quali sono in generale i loro processi riorganizzativi ed avere un quadro completo e complessivo per capire come si può convincere una banca a rimanere su un territorio e non lasciare i singoli sindaci, perché sta accadendo questo, che chiedono il favore alle singole banche di poter lasciare un bancomat in loco o poter fare qualche, di avere la possibilità di avere una filiale anche con pochi colleghi. Chiediamo un intervento regionale, non a caso questa tavola rotonda la si svolge proprio nella sede tipica della Regione Abruzzo, affinché siano coinvolti tutti gli operatori di questo settore, ma non solo, tutte le parti sociali, tutti gli operatori economici anche, affinché si ponga rimedio a questa situazione, si studi una soluzione condivisa, buona per risolvere le varie esigenze, fermo restando che le decisioni a questo punto sono già state tutte prese, quindi sicuramente non si tornerà indietro, ma bisogna trovare una modalità per armonizzare e per diminuire per quanto possibile questi disagi. La pagina sindacale, l'UGL continua a denunciare atteggiamenti errati dei vertici dell'azienda pubblica di servizi alla persona di Teramo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Stefano Recanati. Un'aggressione senza sosta agli nostri iscritti, ingerenze senza nessuna giustificazione, quindi siamo venuti qui in casa dell'ASP2 per denunciare i fatti che abbiamo già segnalato a mezzo stampa e con lettere ai rappresentanti della regione, ai rappresentanti sindacali e anche alla prefettura di Teramo. Incompatibilità, mobbing e aggressioni all'interno dell'ASP2 di Teramo. Queste le accuse sollevate dalla UGL che già dalla scorsa estate ha riscontrato anomalie all'interno dell'azienda pubblica di servizi alla persona. L'incompatibilità, secondo l'Unione Generale del Lavoro, riguarderebbe il presidente, che avrebbe parentele di primo grado con un'azienda di ortofrutta che rifornisce di frutta e verdura a tutte le strutture della ASP2, ma le incompatibilità riguarderebbero anche il direttore dell'ASP, che ad oggi riveste anche la carica di consigliere d'amministrazione della società Abruzzo Sviluppo. Sì, lo abbiamo segnalato, la regione ha preso atto della nostra segnalazione perché pare che ci siano delle forniture che fanno capo alla famiglia ben nota di Roseto, quindi aspettiamo anche su questa nostra denuncia una risposta precisa dalle autorità regionali. Il sindacato denuncia inoltre ripetute aggressioni ai propri iscritti. L'ultimo, in ordine di tempo, si sarebbe consumato negli uffici dell'ASP da parte di un uomo che pretendeva di avere il CUD del fidanzato della figlia senza delega, senza documenti. Per questo, ancora una volta, il responsabile provinciale Foschi. Chiediamo, abbiamo già chiesto la verifica da parte delle autorità competenti della regione, abbiamo già incontrato anche l'assessore, abbiamo informato il presidente della regione e chiediamo che ci sia un intervento più diretto e più preciso. E in vista delle amministrative di Ortona, Ilario Cocciola, sostenuto da 7 liste, è tra i 4 aspiranti sindaci appunto di Ortona. Il candidato auspica che la città assuma un ruolo da protagonista. Noi abbiamo fatto il nostro programma attraverso un sistema, cioè quello di prendere i punti programmatici del PNRR e di svilupparli sotto forma di programma, così che da trovarci in questa eccezionale ondata economica per gli enti pubblici, di ritrovarci sulle linee guida per poter accedere a dei bandi, a dei finanziamenti. Dunque il primo punto programmatico è essenzialmente quello di organizzare la macchina amministrativa per cogliere questa grandissima opportunità economica e per poter interagire direttamente con gli enti superiori e quindi con le società di servizi, SASI, Ecolan, che hanno con la città di Ortona un rapporto di servizio appunto, e poi con gli enti sovraordinati, provincia, comune e l'autorità di sistema di Ancona.
per autorità di sistema portuale. In questa maniera, questo è il primo punto che andremo a realizzare, sarà proprio questo, quello di andare a calare tutto il grande piano economico che esiste sul programma della città di Ortona per sviluppare il più velocemente possibile, per accedere il più velocemente possibile ai finanziamenti in corso. Parliamo del porto, visto che siamo qui a due passi, che avrà un ruolo sempre più strategico con la zona economica speciale, ma è sufficiente? Allora, la domanda è molto interessante. Se pensiamo che il porto di Ortona è un porto nazionale, è con tutto il rispetto per Pescara, ma è ovvio che c'è un disvalore impressionante. Diciamoci chiaramente, la ZES in Abruzzo si fa per Ortona. Per assurdo, Vasto, che è un porto regionale, che non è presente nell'autorità di sistema portuale, ha aperto un ufficio ZES. Ortona non ha aperto un ufficio ZES. Dico questo per dire che noi siamo totalmente fuori dallo scacchiere delle istituzioni che contano. Ortona è una grande città, è la terza città per la Sasi, ma non siamo nel consiglio d'amministrazione, siamo la seconda città azionista di Ecolan, ma non contiamo molto, anche se la Ecolan è molto attenta a noi, e siamo la vera sede del porto, la prima sede portuale della regione Abruzzo, eppure non abbiamo un rappresentante nell'autorità di sistema portuale. Quindi questo significa che questa amministrazione non ha pensato assolutamente ad uno sviluppo della città, sia sotto l'aspetto dei servizi sia sotto l'aspetto della crescita. Anzi, c'è stato anche un errore nella perimetrazione della ZES su Ortona e fortunatamente ci è venuta incontro l'Unione Europea, che sta facendo riperimetrare. Quindi diciamo che siamo all'anno zero e che abbiamo perso tanto tempo, e il fatto di non avere un ufficio ZES la dice lunga rispetto a ciò che si potrebbe fare. Si è aperta questa mattina a Pescara la due giorni di H2 Road, la sesta tappa della campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico promossa dal Ministero della Transizione Ecologica, che ha già toccato altre città: Milano, Torino, Venezia, Bologna e Firenze. Dalle 10 di questa mattina fino alle 19 e domani con lo stesso orario, un infopoint fornirà ai cittadini gli approfondimenti sul tema del risparmio dell'acqua e consegnerà materiale informativo e gadget. Sempre a Pescara questa mattina si è svolto un workshop tecnico alla sala Cascella dell'Aurum, riservato agli stakeholder istituzionali, ai gestori del servizio idrico locale, alle associazioni dei consumatori, con l'obiettivo di fare rete e confrontarsi sulle azioni di sensibilizzazione da intraprendere per favorire un uso più consapevole della risorsa idrica. È passata questa mattina in Consiglio Comunale a Pescara la mozione voluta dal centro-sinistra per la creazione di un gruppo di protezione civile dipendente dall'amministrazione comunale, accolte alcune osservazioni presentate dai consiglieri del PD per tutelare le altre associazioni operanti sul territorio. Paolo Renzetti. È stato approvato questa mattina in Consiglio Comunale a Pescara il nuovo regolamento del gruppo dei volontari di protezione civile. Il codice della protezione civile prevede nell'articolo 35 infatti la possibilità che i comuni promuovano la costituzione di un gruppo comunale in cui siano inserite tutte le professionalità che vengono coordinate dal sindaco, che ne assume il ruolo di responsabile garante. Accolte però dalla maggioranza le istanze del centro-sinistra raccolte in una mozione. Abbiamo ottenuto proprio il riconoscimento del valore aggiunto che le associazioni e le organizzazioni di volontariato sul territorio hanno sempre avuto e continuano ad avere. Hanno dimostrato grande forza e determinazione nell'affrontare tutte quante le situazioni di emergenza, e non era giusto tenerle completamente al di fuori. Bene la costituzione di un gruppo comunale, ma era anche giusto rendere partecipi di questa costituzione chi ha sempre operato accanto all'amministrazione. Fortunatamente abbiamo avuto l'accoglimento di molti emendamenti importanti, tra cui anche l'inserimento all'interno del regolamento della funzione del consiglio, che è importante proprio per monitorare che tutte quante le procedure avvengano appunto secondo principi democratici, e allo stesso tempo è importante la mozione che hanno sottoscritto alla fine anche dei consiglieri di maggioranza, che determinano proprio l'importanza delle organizzazioni di volontariato e danno loro la possibilità di interagire. Questo è fondamentale.
E siamo allo sport. Dopo l'addio di Federico Guidi, Filippo Perucchini, in scadenza di contratto, potrebbe lasciare Teramo per approdare all'Ancona. Nel frattempo continua la corsa contro il tempo per assicurare al Diavolo l'iscrizione al campionato. Jacopo Forcella. Nella settimana calda del Teramo c'è attesa per la ripresa dell'assemblea dei soci, interrotta ma non sciolta lunedì pomeriggio. In corso di verifica, sotto la lente di ingrandimento degli amministratori giudiziari, l'evoluzione della vicenda che dovrebbe portare il club a mettere insieme tutto quanto serve per non perdere la categoria e assicurare quella continuità aziendale indispensabile per mantenere il mondo del calcio professionistico dalle parti del Bonolis. Non sarà facile, anche considerando che già al 31 maggio le società hanno dovuto depositare la copia della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo trimestre dell'anno d'imposta 2020 e al secondo trimestre dell'anno 2021, copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022. La situazione patrimoniale intermedia deve peraltro essere approvata dall'organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione. Il prospetto contenente l'indicatore di liquidità determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, l'indicatore di indebitamento e l'indicatore di costo del lavoro allargato. Questi sono alcuni dei passi propedeutici verso il 22 giugno, quando dovranno invece presentare tutte le società la domanda di ammissione al campionato di Serie C, contenente la richiesta di concessione della licenza nazionale con relative garanzie fideiussorie. Intanto, dopo l'addio di Federico Guidi, approdato sulla panchina giallorossa della Roma Primavera, possibile che anche Filippo Perucchini possa presto lasciare il Teramo. Era un giocatore a scadenza di contratto. Non sono un mistero i contatti con l'Ancona di Gianluca Colavitto e Ciccio Micciola, che, fresco di cambio di denominazione, si chiamerà infatti US Ancona. Avrebbero pensato proprio all'estremo difensore del Teramo e lo vorrebbero come guardiano della porta dopo l'ottima stagione disputata in Abruzzo, nella quale è stato uno dei protagonisti della salvezza. L'estremo difensore si è messo in mostra dopo l'inizio negativo di Tozzo e mano a mano ha preso la porta del Diavolo per non mollarla più. Offerte che con ogni probabilità arriveranno anche per altri giocatori in scadenza. Inutile dire che uno dei più ambiti sia Andrea Rigoni, annata sensazionale la sua e che potrebbe attirare le attenzioni delle bighe del campionato. Discorso simile anche per Marco Soprano, Cristiani Aziusmanovic, Simone Rosso, mentre Codromaz, Mordini, Rossetti, De Grazia, Bernardotto, D'Andrea e molti altri torneranno alle società di appartenenza. A meno che il Teramo, oltre all'iscrizione, non trovi anche poi la possibilità di trattare un nuovo contratto con questi giocatori oppure un'estensione dell'accordo temporaneo siglato in questa stagione. Ma queste sono situazioni da valutare dopo aver superato l'ostacolo principale, l'unico a cui in questo momento guarda la tifoseria. E torna a uno degli appuntamenti sportivi più amati a Chieti, la notturna città di Chieti, gara podistica nazionale, quest'anno che sarà intitolata Sandro Angeloni. 24 le categorie in gara per un'edizione che vedrà partecipare anche i nuotatori ucraini arrivati in città da un mese, atleti marocchini e da tutta Italia. Torna dopo due anni di stop la notturna città di Chieti, la gara podistica nazionale promossa dall'associazione sportiva dilettantistica US ACLI Marathon Chieti. Questa 22esima edizione sarà intitolata al compianto Sandro Angeloni, medico molto amato in città. La gara podistica si articolerà su lunghezze di 500 metri, 1 chilometro, 1 chilometro e mezzo, 3 chilometri e 9 chilometri e 6. Quella non competitiva, nota anche come la passeggiata della salute, sarà invece aperta a tutti di 2,6 km. Quali sono le novità di quest'anno per questa 22esima edizione che riparte dopo due anni di stop per la pandemia? Allora, sono piccole novità, però ci sono. Quindi la partenza non sarà più da Piazza San Giustino per i lavori in corso, saranno alla Villa Comunale. Tutto il ritrovo dei bambini, ragazzi e competitive passeggiata partirà tutto dalla villa e si snoderà per il centro storico di Chieti. Quindi
sarà eliminato il passaggio in piazza San Giustino, accorciando brevemente il percorso, per cui i giri da 3 passeranno a 4, per un totale di 9 km e 600 metri. L'associazione Un Tratturo per la Vita dal 2009 ha sostenuto il centro di radioterapia oncologica dell'ospedale di Chieti per attività di ricerca e altro, e in questa occasione ha legato la propria presenza alla notturna di Chieti proprio nell'anno in cui il reparto di radioterapia oncologica compie 50 anni. Anche i rapporti con il territorio e quindi i sodalizi che possono essere come questo con l'Agri da parte della nostra associazione Il Tratturo Una Strada per la Vita sono fondamentali proprio per veicolare queste belle notizie, perché anche le belle notizie vanno comunicate. Abbiamo dato vita insieme al tessuto associativo ad un calendario ricco di eventi sportivi in questi mesi e soprattutto di eventi sportivi che si svolgessero nelle strade della nostra città, perché lo sport è ripresa, perché lo sport è il miglior veicolo di aggregazione sociale e perché davvero ce n'era grande bisogno. E devo dire che insomma, insieme a Perrucci, insieme appunto all'organizzazione, abbiamo dato vita a un percorso molto bello e molto caratterizzante, insomma veramente di scoperta delle bellezze della nostra città. Tanti sono i partecipanti, circa 300, ma il numero sta aumentando in maniera progressiva, ma ancora di più una risposta ce l'aspettiamo proprio per quello che è l'indotto. Noi come amministrazione crediamo fermamente nel concetto di marketing sportivo, lo stiamo rafforzando ed insieme al nostro sindaco procediamo in questa direzione. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che i contenuti della TG6 sono anche consultabili alla pagina TV6 di YouTube e all'indirizzo www.tv6.it. Naturalmente siamo anche social su Facebook e su Instagram. Una buona serata.